Buenas. I'm going to speak in English, if that is okay, and I'm going to get a translator. Allora, parlerò in inglese e io tradurrò. And it's a pleasure to be here, and thank you so much for coming. Innanzitutto è un grande piacere essere qui con voi, vi ringrazio per essere venuti. We're going to talk about something very exciting. Oggi parleremo di un argomento davvero interessantissimo. Es la epigenética, la biofísica y la nanotecnología. Parleremo di epigenetica, biofisica e nanotecnologia. This is a slide that shows you our current status. Questa diapositiva vi fa vedere in che situazione viviamo allo stato attuale. Many of us are eating something that it's not nutritious. Molti di noi mangiano alimenti che non sono che non ci nutrono. Not everything that we put in our mouth is going to nourish us. Non tutto quello che mettiamo in bocca in realtà ci arricchirà. We live in highly contaminated cities. Viviamo in città altamente contaminate. And most importantly, ma cosa più importante di tutte, we are surrounded by Wi-Fi. Siamo circondati da Wi-Fi. And this radiation is taking away our ability to live longer. E queste radiazioni ci stanno privando della nostra capacità e possibilità di vivere a lungo. Because this radiation shortens the telomeres. Perché queste radiazioni accorciano i telomeri. The telomeres are responsible for our longevity. E i telomeri sono responsabili della nostra longevità. And some of our autosomes and chromosomes are shrinking. E questo significa che i nostri cromosomi si stanno riducendo di dimensione. And more people are reporting chronic illness now. E sono sempre di più le persone che segnalano di avere delle malattie croniche. That's because the body is now unable to cope with the pressure induced by this type of radiation. Perché il nostro corpo non è in grado di gestire la pressione che arriva da questo tipo di radiazioni. That's why when Giorgio showed a slide, ecco perché quando Giorgio ha fatto vedere una slide, he said an invisible enemy. Ha parlato, se lo ricordate, di un nemico invisibile. It's like a mind field. È un po' come un campo minato. Okay, we never know when it's gonna blow. E non sappiamo mai quando la mina esploderà davanti a noi. And a lot of us now depend on polypharmacy. E molti di noi oggi per sopravvivere devono assumere più di un farmaco. And this is how we look like. È un po', e questo è l'aspetto che molti di noi hanno. Pills. Siamo fatti di tante pillole che ingeriamo giorno dopo giorno. Okay. Now we choose our own. Siamo noi che ci scegliamo come avvelenarci, per così dire. And this is very important that you know this. Dobbiamo saperlo bene. Because what you think, perché quello che pensiamo, if it is a negative and constantly recurring thought, cioè se abbiamo dei pensieri negativi e che ricorrono costantemente, it's affecting your physiology. Ecco, anche questi sentimenti e questi pensieri hanno un effetto sulla nostra fisiologia. If you are in a relationship that has become toxic, you are poisoning yourself. Se siamo legati in una relazione con qualcuno che sta diventando tossica, ecco, anche questo avvelena il nostro corpo. The air that we breathe is full of pollutants. Anche l'aria che respiriamo è piena di inquinanti. We are also eating a lot of food that is not nutritious. Come dicevo prima, ingeriamo alimenti che spesso non sono carichi di sostanze nutritive. These are processed foods. Parlo per esempio di tutti i cibi già elaborati. Canned foods. I cibi in scatoletta. Frozen foods. O quelli surgelati. Cooked foods. I cibi già pronti. Nothing is fresh. Niente di fresco. Everything is quick. Ah, mangiamo cibi rapidi, veloci. And that is harming our bodies. E questo sta danneggiando il nostro corpo. Then also preservatives in our foods, colors, emulsions. E poi ovviamente i conservanti presenti nei nostri cibi, oppure i coloranti.
Do you know that fruit that you buy in the supermarket is being stored for many, many months? Lo sapete, ad esempio, che molta della frutta che compriamo al supermercato è già stata conservata prima del nostro acquisto per tantissimi mesi. So it's not fresh. Questo significa che non è per niente frutta fresca. And then we got a lot of drugs, allopathic medicine, drugs that are causing us to deteriorate even more. E poi utilizziamo spesso dei farmaci allopatici che causano un ulteriore deterioramento del nostro fisico. Do you know that if you combine more than four drugs, the liver gets confused. Forse non sapete che se assumiamo più di quattro farmaci diversi, il nostro fegato ne rimane confuso. And many people take much more than that. E sono tantissime le persone che in realtà assumono molto più che quattro farmaci. And there is an enzyme system in the liver called the cytochrome P450. Esiste un enzima nel nostro che agisce sul nostro fegato che si chiama P450D. And that one is responsible to activate and deactivate compounds. Che è responsabile dell'attivazione di alcuni composti. And when this happens, the body needs to know what for it's doing what we're doing, what it's doing. E il nostro, quando questo succede, il corpo deve sapere a che scopo sta facendo quello che gli viene chiesto di fare. And that what for becomes very confusing. E in realtà questo scopo, cioè perché sto facendo questo, a volte non è così chiaro. And many people start having drug interactions. Per questo parlavo della confusione del fegato, e questo fa sì che molte persone siano affette da problemi legati all'interazione farmaco-farmaco. Especially when they are combining allopathic medicine with natural medicine. E questo succede soprattutto quando questa persona sta assumendo sia dei farmaci allopatici sia dei farmaci invece più omeopatici. And then we have vaccines. E poi i vaccini. And they are having excipients that are causing us to suffer. Questi vaccini sono carichi, ricchi di eccipienti che ci provocano una serie di conseguenze. Vaccines are related to mental illness, such as autism, attention deficit disorder. I vaccini sembrerebbero essere collegati a tutta una serie di malattie mentali, fra cui ad esempio l'autismo, il deficit di attenzione. Hyperactivity. E iperattività. Okay. Then we got alcohol in excess that is impairing our digestion. E poi assumiamo molto spesso troppo alcol che limita la nostra attività digestiva. And then we have also pesticides, fertilizers, fungicides. Poi pesticidi, fertilizzanti, fungicidi. And now the solution to this is transgenic foods. Adesso la soluzione che ci propinano è quella di consumare alimenti transgenici. Genetically modified foods. Ovvero alimenti geneticamente modificati. All these are poisons to our body. Tutte queste cose che vi ho spiegato sono dei veri e propri veleni per il nostro corpo. There are planes that spray the crops. Vengono utilizzati aerei per spargere i fertilizzanti o i pesticidi sulle colture. And this causes death by senile dementia. E tutto questo è causa di morte per demenza senile. Because of the crops being sprayed with glycophosphate, and that is corn and soy. Quindi per esempio campi di soia e di mais che vengono così coperti da fertilizzanti che contengono glifosato. And then there is all the natural products that we use, the health, our sì, personal poi, hygiene products. Questi sono tutti prodotti che usiamo normalmente per la nostra igiene personale. Out of all these, the ones that are making a huge impact are cellular phones, microwaves, and not only microwave ovens, GPS,
all the telecommunications work with microwaves, and this is all affecting us. Ecco, tutte queste cose che ho messo in diapositiva stanno avendo un impatto forte sulla nostra salute, ma fra tutti, quelli che forse più sono responsabili rispetto agli altri sono i cellulari innanzitutto e le microonde. E quando parlo di microonde non parlo soltanto dei forni a microonde, ma parlo anche ad esempio dei GPS o di tutti i mezzi di telecomunicazioni che fanno uso di microonde, che stanno avendo un forte impatto sul nostro corpo, organismo. And this is something that is happening very often. We keep our cell phones close to glands constantly. E questo è quello che sta succedendo. Molto, molto spesso, quasi costantemente, teniamo i nostri cellulari vicini alle ghiandole. And now the incidence of brain tumors and prostate and ovarian cancer is in the rise. E infatti oggi l'incidenza di tumori cervello, tumore alla prostata, tumore alle ovarie continua a crescere. And that is because of the radiation that we are putting in our bodies because we are holding the phones here. E questo tutto questo è causato dalle radiazioni che noi stessi provochiamo tenendo i telefoni cellulari in tasca e quindi vicini alle ghiandole. I've seen many women putting the cell phone in their bra. Here. Ho visto tantissime donne addirittura mettere il cellulare del reggiseno. And all these people are developing tumors. E queste persone sviluppano tumori. And this is the worst of the lot. E questa forse è la cosa peggiore in assoluto fra tutte. Our own houses. Ovvero le nostre stesse case. Are a minefield. Le nostre stesse case sono dei veri e propri campi minati. And this is something we were discussing with a case now. Ne stavamo parlando con una dottoressa poco fa, circa un caso specifico. Because this is constant exposure. In realtà stiamo parlando di un'esposizione alle radiazioni costante. And there are many people who just live at home and they don't go out. Sono tantissime le persone che passano gran parte del proprio tempo a casa senza uscire da casa. So the constant impact of all these. E l'impatto continuo di una situazione del genere disturbs all the metabolic pathways. È quello di andare a interferire su tutte le vie metaboliche. By something we call interference. È un processo che chiamiamo interferenza. Electrical interference. Interferenza elettrica. In Australia we have had two big scares. In Australia abbiamo assistito a due grossi scandali. One was a whole building called the ABC, the Australian Broadcasting Corporation. Uno aveva a che fare con l'edificio della ABC, l'Australian Broadcasting Corporation, la RAI dell'Australia. All women who worked there. Tutte le donne che lavoravano per ABC. With no exception. E dico tutte senza alcuna eccezione. Develop breast cancer. Hanno sviluppato tumore alla mammella. And that was because of the antennas on top of the building. E questo la causa era proprio la presenza di antenne sopra sul tetto dell'edificio. The building had to be destroyed and all the people had to be compensated. Quindi questo edificio è stato raso al suolo ed sono state date delle così tutte le donne hanno ricevuto un risarcimento. Esatto, it was a very big scandal. È stato uno scandalo di proporzioni enormi. Because of the radiation affecting those people. Proprio a causa di queste radiazioni che hanno colpito tutte queste persone. So this leads to cellular hypoxia. Questo porta all'ipossia cellulare. For which cell food is a great solution. E una soluzione fantastica nei confronti di questo problema è il cell food. Because we got constant exposure to hypoxia. Infatti noi siamo costantemente esposti alla ipossia cellulare. And this results in chronic degeneration. L'ipossia che porta a degenerazione cronica. Affecting different systems like the cardiovascular, the nervous system and of course the metabolic system. Degenerazione che ha un impatto sul sistema neurologico, cardiovascolare e ovviamente anche su quello metabolico. And in oncology we got issues with prostate cancer, lung cancer, colon cancer, etc. In campo oncologico tutto questo ha degli effetti, per esempio i tumori alla prostata, al polmone, al colon e al retto. There is something that happens and this is amazing because we tend to blame genes for all this.
C'è una cosa interessante da vedere, perché molto spesso noi accusiamo, vediamo come responsabili di tutti questi problemi i geni. We tend to in breast cancer, for example, there is the BRCA1 and the BRCA2 genes. Per esempio, per il tumore alla mammella parliamo sempre del gene BRCA1 e BRCA2. And then when people present to the clinic, we ask them if anyone in their family has had cancer. La prima domanda che facciamo a qualcuno che viene da noi in ospedale per un tumore alla mammella è: c'è qualcuno in famiglia che ha avuto un tumore alla mammella? And then we tend to think that if the mother had it, the daughter has it, the person that we got in front of us has it. Quindi la tendenza è che se la mamma aveva avuto tumore alla mammella, anche la figlia avrà tumore alla mammella e che la persona che abbiamo di fronte a noi avrà tumore alla mammella. And we believe this. E ci crediamo. Fortunately, it's not true. Per fortuna non è così. Not at all. And I will tell you why. Non è per niente così e adesso vi spiego perché. Okay. I'm gonna give you something to think about, and I would like to get to ask you to give me an answer. Only two people, but you all ask, you all think of this. Adesso farò a tutti voi una domanda e vi chiederò di rifletterci per un istante, poi chiederò soltanto a due di voi di rispondere, però pensateci un po' sopra tutti. There's a woman, and there's a father and son. The father is a doctor. And his son, they are driving along. Allora, ci sono un papà e figlio. Il papà è un dottore, sono in macchina, stanno andando da qualche parte. And they have an accident. E i due hanno un incidente. The father dies in the accident. Il padre muore durante l'incidente. The boy is rushed to hospital. Il ragazzo viene portato di gran corsa all'ospedale. And when they arrive in the hospital, quando arrivano in ospedale, a very prominent and well-known surgeon, un chirurgo di fama molto conosciuto, comes and takes the boy and sees the boy. Prende il ragazzo. And then he says, I cannot operate on him. E dice: no, mi dispiace, non posso operarlo. Because he's my son. Perché è mio figlio. How come? Com'è possibile? The father died in the accident. Il padre era morto nell'incidente. And this prominent surgeon, e invece c'è questo famoso says, chirurgo che dice: I cannot operate on him, non posso operare il ragazzo perché è mio figlio. Can anybody tell me why? Qualcuno mi sa dare una spiegazione a questa situazione, a questa cosa? Maybe that was the mother. Exactly. Giusto. And that is so true. Ed è vero, è così. We tend to associate a prominent surgeon with a male. In genere, quando pensiamo a un chirurgo famoso, ci immaginiamo un uomo. People make all sorts of stories to answer this, but that answer that you gave is exactly the only answer. That is the obvious answer. In genere, tutti quanti tirano fuori delle storie pazzesche per rispondere alla mia domanda, invece lei ci è arrivata subito, bravissima, ed è la risposta giusta. Tell that to people that are not in this field, and they will get confused. Invece, se questa stessa domanda la facciamo Because a gente che non ha niente a che fare col mondo della medicina, non troveranno mai la risposta che ha trovato lei, perché normalmente Exactly. la gente comune, quando pensa a un grande chirurgo, pensa a un uomo. But this is something that I encourage you to do, because most people will think, oh no, they cannot think of another way except that, how come, I don't know. Vi suggerisco di provare questo giochetto con altre persone, perché vi garantisco. In an environment where we all work with doctors and females and males, we are used to this. Perché vi garantisco che in realtà la gente è un po' influenzata da questa mentalità. And I'm so glad you answered like that, because that's exactly what happens. We got a lot of female doctors here, and of course you know that a prominent surgeon is a woman. E dunque sono contento che lei abbia trovato la risposta subito. Most people will associate that with a male. Okay, perché non è così tipico associare la figura di un grande chirurgo a because quella di una donna. Because it's a male-dominated society. Questo perché la nostra è una società dominata dagli uomini. Because of this, I can tell you that these people are homogeneous, the homozygotes. They come from the same egg. They share 100% of the genes. Allora, questi gemelli sono gemelli omozigoti, cioè condividono al 100% tutti i geni. And yet their phenotype is completely different. Eppure il loro fenotipo è completamente diverso.
And that is because of the environment where they live in. E questo è dovuto all'ambiente in cui vivono. And this is why now we talk about epigenetics. Ed ecco perché adesso si parla di epigenetica. Because now we can talk about reversible changes in the DNA. Perché adesso possiamo cambiare i cambiamenti irreversibili a livello di DNA. And we are looking at a phenomenon called gene silencing. Adesso osserviamo un fenomeno che si chiama gene silencing, cioè il silenziamento del gene. And that is through methylations. E questo avviene attraverso la metilazione. We know that only 2% of the coding DNA is under the influence of the genotype. Sappiamo che solo il 2% del DNA è sotto l'influenza del genotipo. 98% is under the control of the epigenome. Invece il 98% è sotto controllo dell'epigenoma. And the epigenetic changes do not alter the genes, but only their expression. Quindi i cambiamenti epigenetici non trasformano il gene, ma soltanto la sua espressione. The epigenome refers to the proteins such as the histones and the chromatin. Allora, l'epigenoma si riferisce per esempio agli istoni e alla cromatina. And this used to be called non-coding DNA. Questo è quello che noi definiamo il DNA non codificante. It's not nucleic acid. Non è l'acido nucleico. This is just protein. Sono solo proteine. And Professor Pier Giorgio was talking about photons. Il professore Pier Giorgio parlava prima dei fotoni and nucleons, and you know what? E dei nucleoni. E sapete una cosa? When you look at the word in the epistemology, in the etymology of the word chromosome. Se andiamo a guardare l'epistemologia della parola cromosoma. Chromo means light. Allora, cromo significa luce. And som means body. Mentre soma significa corpo. So at the end we are bodies of light. Quindi alla fine, al fin dei conti, siamo corpi di luce. We come from the light and we go to the light. Veniamo dalla luce e andremo verso la luce. And that's the word chromatin as well. E qua ci porta la parola cromatina. It's a protein that is diffused in the nucleus. Che è una proteina che si diffonde all'interno del nucleo. And happens to be light. Che alla fine è anche questa luce. Chroma, chromo. Light. Croma, cromo, che è luce. And this is so exciting. È davvero appassionante. Because now we can use photonics, photons, phototherapy, light therapy, to address many, many, many conditions. Infatti oggi possiamo utilizzare i fotoni, la fototerapia, proprio per curare tantissime condizioni, patologie. As Giorgio pointed out in his presentation. Come ci è stato ricordato prima da Giorgio nella sua presentazione. At the very end he put love. Alla fine la parola che ha pronunciato è stata amore. Love has a color because it's got a frequency. Anche l'amore ha un colore perché ha una frequenza. And that's why love lights life. Ed ecco perché amore, love, lights, love, lights, cioè amore e luce. Amore e la vita. La vita è life, è vita. Ok, alla vita, so everything is wow. Amore, luce, okay. Vita. And some of the things that happen here is that the epigenome responds to many things, the environment that we are surrounded with. Allora, quello che succede è che l'epigenoma risponde a tutta una serie di cose, cioè il contesto, all'ambiente in cui viviamo. Also to the foods that we eat. L'epigenoma risponde anche però agli alimenti che assumiamo. To stressors. Agli agenti stressanti. To the microbiome. Al microbioma. And our own thoughts and emotions. E anche ai nostri pensieri e alle nostre emozioni. All this is affecting our genes. Sono tutte cose che alla fine hanno un effetto sui nostri geni. By silencing them. E come agiscono? Silenziando i geni. This picture shows you the amount of cells that belong to us. This is about
it's about 10 trillion cells in here, which are us. The rest are only microorganisms. In questa immagine vedete le cellule che fanno parte del nostro corpo. Stiamo parlando di 10 trilioni di cellule. Tutto il resto sono microorganismi. It's been said that the human body has up to 100 trillion cells. Si diceva che il corpo ha circa 100 trilioni di cellule. Well, we got 10 times more microorganisms. In realtà la quantità di microorganismi è di 10 volte superiore. And the majority of them live in the gut. E la maggior parte di questi microorganismi vivono nel nostro intestino. Which is by far the largest organ in the body. Che sicuramente è l'organo più grande di tutto il nostro corpo. If you unfold it, you can cover a full entire basketball court. Se lo apriamo e lo distendiamo, il nostro intestino riesce a coprire tutto un intero campo di basket. Biophysics connects biology and physics. La biofisica collega la biologia con la fisica. And here we're going to talk about two parts of biophysics, bioenergetics and biophotonics. Qui oggi parleremo di due branche della biofisica, la bioenergetica e la biofotonica. So when we talk about bioenergetics, it's how the energy is transformed by the cell so that we can end up with biochemistry. Allora, quando si parla di bioenergetica, stiamo parlando di come l'energia viene trasformata dalle cellule in modo tale da poter parlare di biochimica. And this is something that I encourage you to have a look at. At the back I got some drawings. Allora, ho messo su in fondo alla sala alcuni disegni, quindi vi invito magari alla fine di andare a dare un'occhiata. That I have done. Sono disegni che ho fatto io stesso. In order to explain, proprio per provare a spiegare, the duality of energy. Il dualismo dell'energia. That means energy behaves as a wave. Cioè l'energia si comporta come un'onda. And also as a particle. Ma anche come una particella. Okay, and that affects everything. E questo ha un effetto su tutto. And as Giorgio said in his presentation. Come diceva prima Giorgio nella sua presentazione, everything has to do with vibration, frequency and resonance. Tutto ha a che fare con vibrazioni, frequenza e risonanza. We can actually measure the radiation that is coming from the heart and it extends up to almost 5 meters away from the body. Possiamo addirittura misurare le radiazioni che partono dal nostro cuore e che si estendono per una distanza di circa 5 metri. And anything that comes within that radius, e tutto quello che interferisce, cioè che si frappone all'interno di questo raggio, is affecting our state of wellness. Andrà a avere un effetto sul nostro stato di salute. So you don't need to have anyone talking to you very close, they can be far away and you still get the impact. Quindi non è necessario stare veramente troppo ravvicinati a qualcuno che ti sta parlando, possono stare anche a 5 metri di distanza, comunque sia avranno un effetto su di te. The heart is approximately 100,000 times more stronger in terms of receiving waves than the brain. Il cuore ha una forza di circa 100.000 volte, cioè 100.000 volte più forte nella ricezione delle onde elettriche del cervello, rispetto al cervello. Mm-hmm. And therefore the heart is more powerful than the brain. Cioè, questo significa che il corpo è molto molto più potente del cervello, cioè scusate, il cuore è molto molto più potente del cervello, 100.000 volte di più. And I was talking during the just a little while ago about somebody talking about hugging trees. Poco fa, prima di entrare in sala, stavo parlando con una persona e parlavamo del potere dell'abbracciare un albero. And you put your heart next to the tree. Il concetto è che si deve mettere il cuore vicino a contatto con l'albero. And the tree takes away that energy that you are charged with that could be impairing your health. E l'albero eliminerà dal nostro corpo quell'energia di cui ci siamo caricati e che sta avendo un effetto negativo sulla nostra salute. Because if you don't, se non si fa una cosa del genere, all your basic systems
are out of synchronicity. Cioè, se non togliamo l'energia di cui siamo caricati, tutti i nostri sistemi di base escono, perdono la loro sincronia. And we had the example in somebody who had issues with protein synthesis, with emotions, with musculoskeletal issues, simply because every single thing is out of synchrony. E infatti con questa persona stavamo guardando l'esempio di una paziente che aveva tutta una serie di problemi, per esempio di sintesi proteica, problemi a livello muscoloscheletrico, soprattutto di emozioni, che avevano tutto questo era causato da una mancanza di sincronia. And protein synthesis, fatty acid metabolism are normal functions of the body. La sintesi proteica è una delle funzionalità di base del nostro corpo. And the liver takes care of that. Ed è il fegato a occuparsi di questa cosa. But when there is a lot of interference from the environment where we live in, però quando il contesto che ci circonda interferisce con questo sistema, the liver doesn't know what to do. A quel punto il fegato non sa più come deve comportarsi. Too much interference from the environment. Troppa interferenza dal contesto, dall'ambiente. And we just tend to get used to it. È un'interferenza alla quale tendiamo ad abituarci. So this results in constant lethargy. E questo porta ad una costante letargia. And also insomnia. E anche a insonnia. And also inability to lose weight. Impossibilità a perdere peso. And all of a sudden lack of attention. E improvvisamente mancanza d'attenzione. You start forgetting things. Si cominciano a dimenticare le cose. And people give it away to say, oh, it's all age. E la gente dice, ah, è questione di vecchiaia, è la vecchiaia. And that's not true. Ma non è vero. It's not looking after yourself. È la vera causa è che non ci siamo occupati bene di noi stessi. By somehow protecting yourself against the environment, cioè non siamo riusciti a proteggerci dall'ambiente che ci circonda, in cui viviamo. Okay, so it's important that you know that the environment plays a major role and your heart is related to it. Quindi è importante sapere che l'ambiente ha un ruolo fondamentale, che il nostro cuore è strettamente collegato all'ambiente. Our heart and the planet share the same frequency. La Terra e il pianeta condividono esattamente le stesse frequenze. Did you watch that movie called Ghost? Avete visto quel film dal titolo Ghost, Fantasmi? Paris Sweeney, when they are dancing. Ah sì, quando i due protagonisti ballano vicini. They said, dance with your heart, and he does this. Lui dice, balla con il cuore e si tocca. Because then you tune in into the frequency of the planet. Perché in quel modo ti stai mettendo sulla stessa frequenza del pianeta. And you dance in the same rhythm that the planet is. E in questo modo riesce a ballare con lo stesso ritmo che segue anche il pianeta. And when that happens, harmony comes along. E quando avviene una cosa tutto questo arriva anche l'armonia. But nowadays, oggi però, we have altered the frequency of the planet. Abbiamo alterato la frequenza del pianeta. It used to be 7.83 Hz. Prima era 7,83 Hz. This is known as the Schumann frequency. È un valore conosciuto come la frequenza di Schumann. It's not any longer 7.83. Oggi non è più 7,83. It's more like 12 to 13. È molto più vicina a un valore tipo 12 o 13. And if you remember encephalography, se ricordate l'encefalografia, alpha waves, le onde alfa, alpha brain waves, le onde alfa del cervello, oscillate between 5, oscillano fra i 5 to 14 e i 14 cicli al secondo. After 14, we got the beta waves. Dopo il 14 si arriva alle onde beta. And this is these are the waves of our normal functioning when we are fully aware of everything and we panic about things. Queste sono le onde di quando funzioniamo, ma quando iniziamo ad essere allerta e cominciamo ad avere una sensazione di panico. If we keep beta waves going for a long time, people end up with nervous breakdown. E se queste onde beta rimangono per un periodo di tempo prolungato, alla fine il soggetto è appunto soggetto a un esaurimento nervoso.
Because you need to bring your frequency down at night time to generate delta waves. Perché very low frequency. Le frequenze devono essere abbassate, soprattutto nel corso della notte, per generare le onde gamma e quindi poter riposare. So your body is electrical. Questo significa che il nostro corpo è elettrico. It's always functioning with vibration and with resonance. Significa che il nostro corpo funziona sempre con vibrazioni e risonanza. And the resonance here is between our heart and the earth's frequency. E in questo caso la risonanza avviene fra il nostro corpo e le frequenze della Terra. This is amazing because it causes entanglement. Questo è sorprendente perché è la causa del cosiddetto entanglement. Everything is harmonious, and here you have a picture of the microcosmos. Tutto è armonico e qui avete un'immagine del microcosmo. And this is the synapses of three neurons from the brain cortex of a mouse. Queste sono tre sinapsi prese, fotografate diciamo dalla neurocorteccia di un topo. And this one is a picture of the macrocosmos. Invece a destra abbiamo l'immagine del macrocosmo. And this is a picture taken with a telescope into the universe. È un'immagine fatta con un telescopio verso l'universo. And they look very similar. E come vedete sono immagini molto molto simili. Because everything is entangled. Perché c'è un entanglement fra tutto. Tutto è entanglement. What happens in the microcosmos happens in the macrocosmos. Quello che avviene a livello di microcosmo avviene anche a livello di macrocosmo. And it's all mediated by frequencies and colors. E tutto è mediato dalla frequenza e dai colori. The frequency of DNA is 528 Hz. La frequenza del DNA è 528 Hz. Now, when we look at something called physics, quando andiamo a guardare quello che chiamiamo fisica, we talk about energy. La fisica altro non è che il parlare dell'energia. And when we think of energy, we think of waves. Quando pensiamo all'energia, pensiamo onde. And we call them electromagnetic waves. Le chiamiamo onde elettromagnetiche. And these are sound and light. Sono suono e luce. And this is something amazing because we tend to think that that's all there is. Ed è incredibile perché noi tendiamo a dire che basta, questo è tutto, onde e luce, è tutto. Albert Einstein talk about his famous formula E equals mc squared, this one. Questa è la famosissima formula di Einstein, è uguale a mc2. Only considering electromagnetic waves. Questa formula considera soltanto le onde elettromagnetiche. But there is something that happens. Però c'è un'altra cosa che interviene. That he surprisingly didn't consider. Una cosa che sorprendentemente Einstein non aveva considerato. And that's the collapse of the electromagnetic wave. Ovvero il collasso delle onde elettromagnetiche. To give birth to something we call gravitational waves. Che dà spazio e vita a quello che noi chiamiamo le onde gravitazionali. Then rise into something we call scalar waves. Che poi ha dato luogo a quello che noi chiamiamo le onde scalari. And then vortical waves. E poi alle onde del vortice. And then spinning energy. E quella che poi chiamiamo l'energia spinning. And when that happens, quando si verifica tutto questo, vortices form. Si vengono a formare i vortici. And then the energy changes into particle. E a quel punto l'energia si trasforma in particelle. And to see that you can look at the posters at the back. Ancora una volta, a spiegare tutto questo, cioè per capire quello che sto dicendo, vi consiglio di andare a guardare i poster. And you will see the collapse of the energy. Dove appunto è spiegato il crollo dell'energia. And the energy will transform into a scalar wave. Dove l'energia appunto viene trasformata in onde scalari. And this is something to do with coherence. Tutto questo ha a che fare col concetto di coerenza. And also congruenza. Congruenza. Congruenza e coerenza. Coerenza e congruenza. Now, here we got three factors. One is the intention.
Allora, qui abbiamo tre fattori. Primo, l'intenzione. The next one is the purpose. La seconda è lo scopo. Purpose. And the third one is the significance. E il terzo è la significanza. In other words, the what for and why. Che significa? Cosa, per cosa e perché? When referring back to what Giorgio was saying, perché? There's only one answer. Come ritornando a quello che diceva prima Giorgio, alla domanda perché c'è solo una risposta. And that is amore. E la risposta è amore. Is the ultimate answer. È la risposta finale. To anything that you can possibly want to ask why. A qualsiasi possibile domanda, la risposta sarà sempre per amore. And that has an amazing frequency. E l'amore ha una frequenza incredibile. That tunes the heart. Che va al, sì, in linea con quel col battito del cuore. Back to its natural frequency. Cioè si ritorna alla frequenza naturale. And that is just amazing. Ed è sorprendente questa cosa. I'm gonna show in the next part. I'm gonna show something practical about this. You will see. Nella seconda parte della mia presentazione vi darò un esempio molto pratico di questa cosa che sto dicendo sulla frequenza. The amazing thing is that the atom is 99.99999999 energy. L'altra cosa sorprendente è che l'atomo è per il 99,99999% energia. And only 0.00000001 matter. E soltanto lo 0,00000001 è materia. So materially the atom is nothing. Quindi da un punto di vista materiale l'atomo non è nulla. But potentially is everything. Mentre da un punto di vista potenziale è tutto. And you got entanglement. E questo porta all'entanglement. Nothingness and everything. Cioè l'esser nulla e l'esser tutto. One cannot exist without the other. Cioè uno non può esistere senza l'altro. Einstein said everything is connected. Einstein diceva che tutto è collegato. And this is everything is one and one is everything. E che tutto è uno e che uno è tutto. Everything is vibration. Tutto è vibrazione. And we need to synchronize ourselves with that natural way of vibration. E dobbiamo sincronizzarci con questa onda naturale di vibrazioni. And we can use trees to do that. E per farlo, ad esempio, possiamo utilizzare gli alberi. Because the trees are antennas. Perché gli alberi altro non sono che antenne. Just like your hair is an antenna. Ma anche i vostri capelli sono delle antenne. The hair is an antenna. I capelli sono delle antenne. Did you watch the movie Avatar? Avete visto il film Avatar? Do you remember how they exchange information? Vi ricordate come si scambiavano le informazioni? All of them have very long tails. Tutti avevano delle lunghe code di cavallo. And they will connect them like that. E le collegavano una all'altra. And with that, boom, they will get everything. E in quel modo riuscivano, puff, a ottenere okay. Tutto. Look at Leonardo da Vinci. Guardate Leonardo da Vinci. He had long beard and long hair. Una lunga barba e lunghi capelli. Look at Isaac Newton. Newton. He had long hair. Anche lui aveva i capelli lunghi. Look at Mozart. He had long hair. Anche Mozart. Beethoven. Long hair. Louis XIV, long hair. Luigi XIV, capelli lunghi. Pirates, long hair. Anche i pirati avevano i capelli lunghi. Indians. American Indians, long hair. Gli indiani d'America, anche loro avevano i capelli lunghi. Did you watch the movie Braveheart with Mel Gibson? Avete visto il film Braveheart con Mel Gibson? This guy Wallace, long hair. Anche lui aveva i capelli lunghi. Jesus Christ, long hair. Gesù Cristo, anche lui i capelli lunghi. Long hair allows for a biomarker to pick up information from the environment. From within and without, from there and there, from inside and outside. Quindi i capelli ci permettono di cogliere dei biomarker e di dall'ambiente che ci circonda, portarli da dentro a fuori, da fuori a dentro. So people become very, very, very assertive. E questo rende le persone molto in grado di affermare se stesse, le proprie idee. Einstein had long hair. Anche Einstein aveva i capelli lunghi. To a degree. But that length was good enough. Però questa lunghezza era sufficiente
to pick up signals from the environment, a permettergli di cogliere dei segnali dall'ambiente, and use them to work out amazing things only by thinking, e riuscire a utilizzare questi segnali che coglieva dall'esterno per riuscire a immaginare e pensare cose sorprendenti. By closing his eyes and seeing colors, chiudeva gli occhi e riusciva a vedere colori. That's how he discovered the photoelectric effect, for which he was given the Nobel Prize in 1921. È così che riuscì a sviluppare le idee per cui poi alla fine gli viene addirittura attribuito il premio Nobel. He used to take his students to the Matterhorn. To the? To the Matterhorn, in that mountain in Switzerland. Ah, ok, sì. Portava i suoi studenti al monte in Svizzera. And he would ask the students to have a look at the snow, white. E chiedeva agli studenti di guardare la neve bianca, and the refraction of the sunlight into the snow, e di guardare il riflesso della luce del sole then sulla neve. We asked them to close their eyes, poi chiedeva loro di chiudere gli occhi, and the cones and the sticks in our eye would start vibrating. I bastoncini presenti nella cornea degli occhi iniziavano a vibrare. And photons would be all over, all colors, all sizes. Alla fine iniziavano a muoversi dappertutto i fotoni, ovvero colori dappertutto. That's the biophotonic effect, that's energy. Questo è l'effetto fotonico, ovvero l'energia. And that's everywhere. Che ovunque. Connecting everything and everything with everything else. Collega tutto quanto con tutto il resto. And this is amazing. Ed è incredibile. Because when we synchronize our frequency with that reality, perché quando sincronizziamo le nostre frequenze con quella realtà, we enter the world of quantum physics. Entriamo nel mondo della fisica quantistica. And this is the physics of the amount. Quantum means amount. Allora, quantum, quantistica, significa quantità. Cantidad, quanto. Quanto, quantità. It's not only referred to light. Non ha soltanto a che fare con la luce. And the question is, how much energy does a system needs to perform whatever it needs to do? Quindi la domanda di base è, di quanta energia ha bisogno un sistema per poter svolgere le cose che deve svolgere? And nature always answers with the same answer. E la natura risponde sempre con la stessa risposta. The minimum possible amount. Cioè la quantità minima possibile. So that you invest the minimum possible amount. Significa che dobbiamo investire la quantità minima possibile. To get the maximum return. Per ottenere il massimo rendimento. That's why we talk about the seed of life, seed of love. Ecco perché parliamo di seme della vita, seme dell'amore, seme. Because the seed is everything, is the shape of the fundamental particle that makes everything. Perché il seme è tutto, è la forma delle particelle fondamentali che poi danno vita a tutto. And the seed is dual. E il seme è duale. It has one half and another half. Cioè il seme è composto da due metà. You can see that in any shape of any seed. E lo vediamo in qualsiasi forma, in qualsiasi seme, di qualsiasi forma. Have a look at the seed of life. We'll see that later because I got something to show you. Parleremo più tardi del seme della vita, ma più tardi perché adesso vi devo far vedere un'altra cosa. So, what is health? Allora, che cos'è la salute? Health is not just the absence of illness. Ovviamente la salute è la mancanza di malattia. We talk about light being the absence of darkness. Così come si dice che la luce è l'assenza del buio. The absence of one defines the presence of the other. Cioè l'assenza di una cosa definisce la presenza dell'altra. And nature always chooses the duality. La natura sceglie sempre per il dualismo. To be coherent. Questo per poter arrivare a una coerenza, per essere coerente. So health is coherence. Salute è coerenza. Between what I think, è coerenza fra quello che penso, what I feel, quello che sento, what I do, quello che faccio, and what I eat, e quello che mangio, and what I absorb from what I eat, e quello che assorbo da quello che mangio. And I nourish myself with coherence. E io mi nutro di coerenza. Therefore, what I say is what I do, and that's what I think. Quindi quello che dico corrisponde a quello che faccio, che corrisponde a quello che penso. That collapses the Hertzian wave. Questo fa collassare le onde Hertz.
and changes it into a vortex. E le trasforma in un vortice. And because of that, proprio per questo, I could have gone shopping. Sarei potuto andare a fare and shopping. When I came back home, e poi sarei potuto tornare a casa. I came back with a partner and kids. E sarei potuto tornare a casa con una nuova fidanzata e anche dei bambini. And I was not in my shopping list. Ma anche se questo non era stato scritto nella mia lista della spesa. I just happened to meet someone. Semplicemente così per caso ho incontrato that la persona was not giusta. In my shopping list. La persona giusta che non era per niente prevista nella mia lista della spesa. In quantum mechanics. Nella meccanica quantistica. There's no time, there's no space. Non c'è tempo e non c'è spazio. There's only that point. Collapsing. C'è soltanto un punto, il punto del crollasso. Einstein called it zero point energy. Einstein lo chiamava l'energia zero punto. Punto zero. Sì, punto zero. And io ho capito italiano. And another thing is this, that collapse of the zero point causes a vortex to form. Allora, il collasso di questa energia punto zero provoca la formazione di un vortice. And it happens in the here and now. Un vortice che si verifica, si materializza nel qui e nell'ora. Yesterday's future. Il futuro di ieri. Is today's present. È il presente di oggi. It collapses into this point, what I'm doing right here, right now. Cioè collassa in questo punto, quello che sto facendo in questo momento, oggi. So time and space becomes one point. Questo significa che il tempo e lo spazio diventano un unico punto. One dot. Un punto. And this is why we need to determine where we are at. At this point in time. Quindi per questo dobbiamo capire, determinare in che punto ci troviamo esattamente in questo momento. We can decide that we go this way or we go this way. Possiamo decidere se prendere questa strada a destra o quella di sinistra. Because this is gonna determine our state of wellness and health. Perché questo determinerà il nostro stato di salute e di benessere. You can go for the garden. Potete andare dalla parte del giardino verde. Or you can go for the morgue. O potete andare verso la tomba. And this is something that is up to you. Sta a voi decidere. The amazing thing is that we need oxygen. La verità è che abbiamo bisogno dell'ossigeno. And for this cell food paints itself. It's the best product you can possibly get. E in questo senso cell food è il miglior prodotto in assoluto che potete acquistare per so the stessi. Synergy between cell well-being and cell food is the cell. Quindi il punto di congiunzione fra il cell food e l'energia e il benessere cellulare è proprio la cellula. The fundamental unit of life. La cellula che alla fine è l'unità fondamentale della vita. And that's the duality. E ancora una volta troviamo la dualità. The best part is that you get energy from that. La cosa più importante di tutte è riuscire a ottenere l'energia. From all the cycles in your body that do biochemistry. Tutti i cicli del nostro corpo che hanno a che fare con la bioenergia. And what the biochimica. Yeah, and the mitochondrial function. E che hanno a che fare con le funzioni mitocondriali. Because what you want is to keep your life, to maintain your life. Il nostro obiettivo è quello di mantenere la nostra vita. With this collapse of the wave. Allora, con questo, col collasso di queste onde, we form spiral. Andiamo a formare delle spirali. And I'm gonna show you. There's gonna be a workshop later. I'm gonna show you things, but at the moment, believe me, this is a vortex. Allora, adesso poi più tardi ci sarà un seminario dove vi spiegheremo bene questa cosa. In questo momento vi chiedo soltanto di credermi. Questo è un vortice. You're looking at it from the top. È un vortice e noi lo stiamo osservando dall'alto. And looks flat. E ci sembra piatto. We can take one piece of hair or two, three, four strands of hair with a bulb. Allora, possiamo prendere 2, 3, 4 capelli. And this machine is able to decode information from that. E questa macchina che vedete qui è in grado di decodificare una serie di informazioni a partire da questi capelli. And because the hair is a sensor. E siccome abbiamo detto che i capelli sono delle antenne, it shares something with the brain.
hanno anche a che fare, condividono una serie di informazioni col cervello. Both the hair and the brain. Entrambe le cose, cioè il capello e il cervello, are of ectodermal origin. Sono di origine ectodermica. So they share the same function. Ovvero condividono le stesse funzioni. Sensation. Cioè le sensazioni. And the stimuli allows for a little muscle. The smallest muscle in your body is called the erector pili muscle. The elector? Elector pili. Pili, ok. Allora, e le informazioni che provengono dall'esterno permettono ad un muscolo piccolissimo chiamato elettropili, il più piccolo muscolo che abbiamo. This is the one that I'm showing you here. Lo vedete qua in questa illustrazione. This is the muscle that works the most out of your entire body. E vi garantisco che questo è il muscolo che lavora più di tutti gli altri muscoli presenti nel nostro corpo. Not even the heart muscle works as hard as that muscle. Nemmeno i muscoli cardiaci lavorano tanto quanto questo muscolo. Remember what I said about quantum? Ve lo ricordate quello che dicevo prima sul quantum? The minimum amount. Cioè, quantum significa quantità minima. The smallest size. Magari diamogli questo microfono qui. There is an issue with you. Grazie. The smallest muscle is the one that works the hardest. Allora, dicevo che questo piccolissimo muscolo in realtà è quello che lavora più di tutti. Because it is constantly sensing changes in the environment from inside of you and outside of you. Perché è quello che sente, percepisce le variazioni nel contesto, quindi da fuori li porta dentro, da dentro li porta fuori. This is so amazing that when you have a look at dogs and cats. Infatti è sorprendente quando guardiamo per esempio i cani e i gatti. They can sense that you're coming home when you are thousands of kilometers away. E un cane sa che state tornando a casa anche quando voi siete a migliaia di chilometri di distanza. Cats and dogs can feel when a person will have a heart attack long before the heart attack declares itself. Un cane e un gatto sono in grado di percepire che il proprio padrone avrà un attacco cardiaco molto prima che questo attacco si manifesterà. They can sense that there's going to be an earthquake before the earth shakes. Riescono a percepire che ci sarà un terremoto molto prima che la terra cominci a tremare. And this happens to all the species that have hair. E questo succede a tutte le specie che hanno dei peli. Among them the birds with the feathers. Anche stessa cosa con gli uccelli che hanno le piume. It's the same thing. Stessa cosa. The bees. Le api. Because they have cryptomers at the back of their eye that sense signals from the environment. Perché hanno dei criptomeri alla base degli occhi che okay, 5 minuti. Permette loro 5 minuti di io percepire, dico ciao. Prevedere quello okay, che sta per succedere. 5 minuti non di più. So this, the reason I'm telling you this is because this proves that the frequency of the planet is completely off. Many whales are beaching themselves, many butterflies, many bees are losing their way to go back. Pollinization is a major issue now. Sappiamo cosa sta succedendo, si sta perdendo la frequenza della terra, abbiamo visto cosa succede per esempio a delle balene che vanno spiaggiate, le api, il problema appunto dell'impollinamento che non avviene più come dovrebbe a causa appunto delle api. And all this because of the hair. Allora, tutte queste cose dicevamo, parlavamo dei capelli, an antenna, dei peli e delle antenne. So we have used this in order to sense it. So because of that, we can decode this and produce a report that is digital. Allora, ritornando alla macchina, la macchina analizzando dei capelli e decodificando le informazioni contenute produce poi una relazione digitale. And this is the product of nanotechnology, biophysics and epigenetics. Quindi questo è il risultato della nanotecnologia, biofisica e epigenetica. And now the amazing thing about this is that it reads our own signature. La cosa incredibile di questo sistema è che legge la nostra firma personale. It's very, very, very specific. È incredibilmente, veramente, veramente molto specifico. It picks up your vibration, not the microbiome.
cioè riesce a cogliere le vostre micro vibrazioni, non il microbioma. Remember I said we got 10 times more microbes than cells. Vi ricordate che vi ho detto che abbiamo 10 volte più microbi, microorganismi presenti nel nostro corpo di quante cellule. This only spots our cells, allora, not the microbiome. Ok, questo sistema riesce a identificare le informazioni della nostra, cioè le nostre cellule, non delle informazioni del microbioma presente nel nostro corpo. So we can look at the environmental challenges that we have. Per esempio, possiamo vedere quelle che sono le sfide ambientali che dobbiamo affrontare. Influencing our physiology. Che hanno un effetto sulla nostra fisiologia. The impact of the food we are sensitive to. Oppure l'impatto degli alimenti a cui siamo sensibili. The amino acids, minerals and vitamins that our body needs in order to function properly. Gli aminoacidi, i minerali e le vitamine di cui il nostro corpo ha bisogno per funzionare bene. All this is done through a nutritional program that you follow for 90 days. Tutto questo viene fatto attraverso un programma nutrizionale che dobbiamo seguire per 90 giorni. Because the idea of having 90 days is that we can optimize our environment. Perché 90 giorni? Perché in 90 giorni riusciamo a ottimizzare il nostro contesto, l'ambiente. I will talk about this later. Della smart card parlerò più tardi. At the moment all I wanna say is thank you very much for listening to this. Per il momento vi ringrazio solo per aver ascoltato.